attaccata è super efficace, è fisica. Non è da stab. Oh, paralizzala, paralizzala, paralizzala. Sì, bravo, bravo. Cazzo, dai. Ehi, bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Pokémon Violetto. Nello scorso video ho sconfitto la palestra ghiaccio della Sierra Nevada ed oggi invece vorrei più che altro andare ad affrontare la divisione lotta del Team Star, ma non ne sono molto convinto. Invece quello che voglio fare è... perché sarebbe da andare qui, ma no. Andiamo invece ad affrontare un'altra palestra, perché mi servirebbe da avere Pokémon di livello un po' più alto, mi sa. Perché se no non ce se la fa. Allora andiamo qui alla palestra di Las Brasas, che mi hanno detto essere tosta. Andiamo qua vicino a Moldursi Occidentale e poi andiamo a Las Brasas. Lei è tipo psico. In teoria con Mabostiff non dovrei avere problemi. Però dato che in questo gioco c'è anche il famosissimo Gardevoir, non so quanto lei sia solamente tipo psico. È sicuramente anche tipo folletto. Ha sicuramente l'immunità al buio, quindi ci potrebbe fregare. Ah, per Las Brasas, non percorribile a piedi. Quindi mi stai dicendo che ci vuole una mount qui, eh? O forse no, perché qua c'è la stradina. Ok, si salta. Quindi già con la penultima mount si può fare. Ah, è acqua! Dico, non capivo che roba era successo. Ok. Oddio, sai che forse se ti ci impegni anche con la mount normale puoi farcela? Non serve per forza il super salto alla fin fine, vedendo come stanno messi i massi. Oh, eccoci a Las Brasas. E dov'è la palestra? La struttura che ci dovrà ospitare per la lotta? Ah, proprio qua. All'entrata proprio. Ma quindi erano due uscite? O era... Ah sì, sopra c'è l'uscita. Ah, ho capito. Va bene. Vediamo un po' che ci tocca fare per questo esame della palestra. Sono un po' impaurito, visti i precedenti. Sono impaurito anche da Nemi. Spero di averci visto giusto sul tuo conto. Tu dici? Che dici di fare un po' di riscaldamento prima della palestra? Possiamo evitare, Nemi? Il mio Artibax vuole mangiare carne di lupo oggi. Fammi vedere il talento con cui ti sei guadagnato ben 6 medaglie. Ce n'ho tante così. Lotte così serate mi mettono i brividi. Staremo a vedere chi la spunterà. Dunque, mia mascarata, io non dovrei avere problemi se vado in terra e faccio gelo denti. Il bello deve ancora venire. È il momento di far brillare questa terrasfera. Vediamolo qua. Oh, bello però. Povero mio Oscarado, lo sciotto sempre. Ecco, fai un bel inchino e ciao. Me l'hai proprio fatta. Stai facendo passi da gigante. Bene, ormai è ora di andare. Se tu che i tuoi Pokémon dovresti esservi scaldati a sufficienza. Tieni questi come ringraziamento per la lotta. Bene, ancora due medaglie e sarai a un passo dal rango campione. Continua così, ora ti raccompagno all'entrata. Curami. Donna! Curami! Salve, vorrei iscrivermi al corso per diventare campione. Ok, l'esame della palestra è un esercizio molto particolare. Signorina, può essere tutto e può essere niente, eh. Bisogna sempre contestualizzare il tutto. Non ho ben capito. Ah, prof. Benvenuto, novellino. Qui si svolgerà l'esercizio delle emozioni. Che c'è? Ti domandi che ci fa qui l'insegnante di lotta a fare l'istruttrice? Devi sapere che io e la capopalestra Tulipa siamo amiche da una vita. Praticamente un giorno ci siamo sfidati con la regola che chi avesse perso sarebbe stato in debito con chi avesse vinto. E così... ecco. Vabbè, per farla breve, fa bene anche a me un po' di allenamento. Così quando non faccio lezioni le do una mano. Le regole dell'esercizio sono semplici. Ti farò vedere come si fa. Osserva bene e imita correttamente i movimenti. Dunque comincia l'esame della palestra. Sei pronto fisicamente e psicologicamente? Ma direi di sì, dai.
Bene, via all'esercizio! Fai esplodere le tue emozioni! Io ho molta paura. Allora, vediamo un po'. Anche meno lag, eh? Non è che mi dispiacerebbe. Mia, è interminabile, su! Siamo sicuri che sia questo il minigioco della palestra? Io, boh, non ho parole. Oh, e ora che ci siamo riscaldati per bene, alleniamo al massimo i muscoli con una bella lotta. Oh, a 100 movimenti, muoviti molto di più di quanto fai normalmente in una lotta. Fai lavorare tutti i muscoli. Ma tu vai un po' all'asilo, vai per favore, vai, va. Ok, prof, abbiamo fatto. Inizia la seconda parte dell'esercizio. Ma io ora voglio provare a sbagliare, no? Perché non volevo farlo prima perché lagga da far schifo, però dico, sai, no? Aspetta, se sbaglio. Ah, se sbaglio niente, posso riprovare? Posso fare quello che voglio, non succede nulla. Se sbaglio non ho nessuna penalità. Possiamo passare alla capopalestra? Oh. Bene, voglio sfidare Turipa, la super maga del Lucky. Del che? La super maga del Maki Lage? Praticamente, eh sì, tipo mosaico praticamente. Ho capito, fa lo stesso. Allora me ne occupo io. Lo slogan lo vorrei semplice, naturalmente bella. Che tipa. Super impegnata. All'ordine degli ombretti con i nuovi colori ci pensi tu, Gioia? Ciao. Ma ha le ali? Grazie mille come sempre. Più tardi allora. Ciao, 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 ciao. Ma queste ali. Ma che piacere. Sono Tulipa, la capopalestra. Anche se di professione in realtà faccio una makeup artist. Dendra mi ha parlato benissimo di te. Dice che sei fantastiloso sotto ogni aspetto. Link, sei proprio un allenatoruccio carino, sai? L'esercizio da me concepito con il suo format del tutto originale ti ha reso ancora più radioso. E scommetto che sei contento. No, mi ha fatto solo venire una delusione profonda quella cosa, quella sottospecie di esame. Vedo che curi anche l'aspetto dei tuoi Pokémon, un senso estetico divino. La cura di sé è importante, lo è per noi esseri umani come per i Pokémon. Il trucco, il maquillage. Ah, il trucco quindi. È una magia in grado di trasformare chiunque. Con il mio tocco renderò i tuoi Pokémon ancora più incantevoli. Capopalestra. Chi manda in campo? Parigiraf! Il palindromo, il Pokémon palindromo. Ora voglio cercare cos'è Machillage, però. Il tuo visino è una base perfetta per i miei trucchi. Vediamo un po' che magie ci posso fare. Ritocco grafico o ritocco del volto per esigenze scenico-cosmetiche? Ah, non ne ero a conoscenza. Allora, andiamo con Urlorabbia per cominciare. Livello 44. Però. Bisogna vedere se però. A parte. Vabbè, ha resistito. Vabbè, Urlorabbia speciale. Non è molto granché su. Ma Mabostiff. Aumenta la difesa. Ok, e ti faccio ancora Urlorabbia. Così l'attacco speciale cala. E a turno dopo facciamo ciao ciao con la manina. Dunque, Farigiraf si evolve da Girafarig usando una tecnica, un attacco specifico. Un po' come accadeva in leggende che devi usare un certo numero di attacchi o devi conoscere un certo attacco, che mi sa che Girafarig deve conoscere un certo attacco e non usarlo, come accadeva in quarta gen. Sarà Gardevoir? No, oddio, Gardevoir però è folletto. Leccata è super efficace, è fisica. Non è da stab. Oh, paralizzala, paralizzala, paralizzala. Sì, ma
bravo, bravo! Cazzo, dai! Devastato. Vai, urlo rabbia perché... perché sì. Facevo di meno, guarda. Facevo di meno. Ah, però aveva... aveva riflesso, quindi leccata non ha fatto molto a causa di riflesso. Posso riprovare a farla e vedere insomma se faccio più danno. Non la mando KO mai, però... mi colpisce Magibrillio. Ok, posso reggerne un altro? No. Dipende dal roll che fa. Se fa un roll basso lo reggo. Ti prego, reggilo o paralizza, reggi o paralizza, reggi o paralizza, reggi o parali... niente. Parali... niente. Paralì, paralà. Croccomela, no, mi apre. Artivax e Drago. Dovrei andare in terra, ma non voglio. Mando Cloth. Se non ha un attacco acciaio, e non credo ce l'abbia Gardevoir. Revitalizzo Mabostiff, che deve assolutamente livellare Mabostiff. Se no, non sale mai di livello e non impara nuove mosse. È paralizzato, ma che goduria. Vai, Rush tomba e via. E Gardevoir ci fa ciao ciao con la manina. Ottimo, ottimo. Espatra. Espatra è psico? L'ho catturato Espatra, ma non mi ricordavo fosse psico. Ah, roccio tomba. Quindi non è volante? È uno struzzo, letteralmente. Però non è volante. Bravi. Bella pensata non farlo volante. Ottima, ottima idea, sì. Sì. È anche un bel Pokémon, tutto sommato, Non è malvagio, dai. Ora, l'ultimo Pokémon che manda chi sarà? Sarà quello che è Terra Crystal? Che fa la Terra Crystal, ma... Florges. Florges psico? È un tipo psico, quindi un tipo buio come Mabostiff dovrebbe dare del filo da torcere. O mando Arctibax a prendere il danno... No, rimango con Cloth e ricarico Mabostiff. Hai la pelle spessa come il cuoio, gioia mia, ma io ho proprio il trattamento che fa per te. Ha quelle ali ai piedi come Hermes, bellissimo. O Mercurio, se preferite. Vai, ricarichiamo al massimo Mabostiff. Vediamo un po' che attacco fa. Florges, tesoruccio, è ora di rimettersi a nuovo. Rinasci più sgargiante che mai. Ho notato una piccola incertezza nella Terra Crystal, sia quando è apparso la sfera, sia quando è apparso il copricapo lì. Io lo chiamo copricapo, sì, però ci siamo capiti, no? Ah, c'è una Pokéball lì sopra. Un momento, non l'avevo vista prima. Urlo rabbia e lecca... Allora, urlo rabbia speciale. Vediamo un po' come se la cava. Cavolo. Però forza lunare. A posto. 102 gli ha fatto, 102. Niente uguale. Hux, il re dell'Hux. Ciao Mabostiff, è stato bello. È stato bello Mabostiff. Allora, Flamigo, devo sacrificarti e far ricaricare il mio Mabostiff. Vado con Individua per vedere che combina. Forza lunare, perché sono tipo lotta, certo. Ok, allora mo gli insegno anche protezione, così faccio individuo e protezione, individuo e protezione. Ok, danno buono. Revitalizzo Mabostiff, devo assolutamente farlo salire di livello Mabostiff, dai.
Mi dispiace, Flamigo. Però mo mando in campo. No, ma. Sì, potrei mandare Mabostiff. Oddio. È paralizzato. Ci picchia. Ora posso mandare Mabostiff. Che poi qui i capi palestra neanche usano pozioni curative. Quindi. Perfetto. Vai bello, vai cagnone. Fai una bella urlo arrabbiata e via. Volevo dire leccata, però c'era urlo rabbia. Concludiamola, urlo arrabbiata, no? Perché urlo rabbia è maschile, certo. Ma che dentoni. È soddisfatta quasi. La tua forza è un incantesimo che non si può spezzare. Beh, ok. Lo dici tu. Sei tu l'esperta. Non solo ha perso, ma mi ha addirittura eguagliato in bellezza. Vabbè, mo proprio non esageriamo. Devo ammetterlo, sei un divo, tesoro, un vero schianto. Forse dovrei prenderti sotto la mia ala prima che il successo ti faccia volare altrove. Ma ora devo prima di tutto pensare a ridarmi un tono. Tono. Link, congratulazioni, gioia. Ti sei guadagnato la mia medaglia. Prova assoluta di fascino. Te la voglio consegnare così, con una posa studiata apposta per occasioni come questa. Yoga, lei fa. Trova il tempo anche per fare yoga. Tra un'intervista e l'altra, tra un trucco e l'altro. Quelli stanno ancora lì a applaudire il nulla. Ora i 7 medaglie delle palestre, ciò vuol dire che i Pokémon fino al livello 55 saranno più facili da catturare e seguiranno ogni tua indicazione. Se rafforzi gli addominali potrai usare alla perfezione questa mossa, te l'assicuro. Per lo psichico, guarda, qua sono talmente rafforzati che sono cresciuti all'infuori. Quindi, più di questo. Mi raccomando, non postare assolutamente la foto di noi due assieme sui social. Troppo tardi, anche se YouTube non è proprio un social. Tra il sudore e la concitazione della lotta, il mio trucco è in uno stato pietoso. Scusa, ma ti devo salutare adesso. Ho una scaletta così piena che ho malapena il tempo per darmi una sistemata veloce. Però il tempo per fare yoga lo trovi. E anche le sfide in palestra. Questa qui secondo me deve organizzarsi tipo, ok, oggi chi viene Link? No, non mi piace Link, quindi no, non lo voglio sfidare, lo sfido un altro giorno. Oh! E Capsi! Oh, Gnappolè, ti ricordi di me? So Capsi! Quello è chietto, sorellina. Mi ha detto un Fletchling che il ritiro delle palestre ti stanno proprio una crema. Capsi, Capsi! Mm? Ah, voi due ancora non vi conoscete, beh. Sto Gnappolo qua, Link. È così forte che Pokémon che si è guadagnato pure il rispetto da Super Kappa. Oh, ma pensa un po'. Beh, secondo me anche i miei Pokémon sono forti. Chissà chi li vuole piuttosto. Eh? Io sono la Super 4. No. Che amore che sei. Ma perché? Non si direbbe, ma sta creaturina qua è veramente uno dei Super 4. Proprio è così. Spero di poterti mostrare presto i miei Pokémon. E fra qualche episodio. Ti aspetterò con impazienza da Lega Pokémon al Fulmine. Fulmine? Insomma, è il posto più alto in cui gli allenatori possono arrivare. Au, quando corri? Dai, dacci dentro pure Peverina. Averina, aspettami però, no? Lei in giapponese parla con un accento del Kansai, che è uno degli accenti più diffusi in Giappone. Quindi ci sta che parli romano e non è un hint a Pokémon generazione 10 in Italia. Un vero peccato. Anche perché, dicevo, i traduttori italiani non sanno se esce Pokémon in Italia la prossima generazione. Quindi diciamo che hanno fatto un po' come gli pare, no? E invece no. Ora potrei davvero andare a fare un'altra base del Team Star, ma vado a fare... O la palestra, faccio l'ultima palestra? Faccio il dominante come prossimo episodio. Farò il dominante del lago Gran Caldero, o Caldero.
Caldero, Caldero, diciamo Caldero, dai. Ad ogni modo, per questo video è tutto, vi ringrazio per averlo seguito, in descrizione trovate tutti quanti i link utili e noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye!